Stanno attaccando i triceratopi. I T-Rex ovviamente prendono di mira i più deboli. Un triceratopo adulto è tutt'altro che indifeso. La sua cresta è formata da solidissimo osso. Ma gli esemplari più giovani sono comprensibilmente terrorizzati. È come finire sotto un camion. Il piccolo triceratopo ha sbagliato direzione. Più si agita, più la sua situazione si aggrava. Le zanne del tirannosauro, lunghe 35 centimetri, affondano sempre di più nella sua carne. Ma qualcuno accorre in suo aiuto. Un triceratopo adulto sta attaccando la femmina di tirannosauro. L'ha trafitta alla coscia con il corno. I maschi l'hanno lasciata sola, scappano via! Il resto del branco è andato via. Ora la femmina di T-Rex ferita deve cavarsela da sola. Pare che abbia individuato un'altra preda, un altro giovane esemplare di triceratopo. È l'occasione che Nigel aspettava. Attiva la porta del tempo. Forse riesco a prendere due dinosauri al prezzo di uno. Se riesco ad attirare il triceratopo verso la porta del tempo, avanti! Forse il T-Rex lo seguirà. Andiamo! Vieni, T-Rex!